Grazie Presidente, buongiorno a tutti onorevoli colleghe e colleghi. Io preannuncio il voto contrario del gruppo Lega Nord, del gruppo Lega Salvini Premier. Abbiamo avuto due interventi dei colleghi Brizzarelli e Vescovi che sono stati precisi e veementi nel spiegare il motivo, ma possiamo anche aggiungere un piccolo particolare. Oggi tantissimi colleghi hanno parlato del passato, del patrimonio culturale del passato, delle prospettive di tutela, non si sa bene da parte di chi, del nostro patrimonio culturale. Quello di cui non ho sentito parlare, a parte il fatto che il patrimonio culturale, il retaggio culturale, è identità di un paese, nessuno mi ha parlato del futuro. Poco fa qualcuno ha detto che l'approvazione di questa convenzione è un passo in avanti. Per me è un passo in avanti verso l'abisso. È l'abisso di chi rinuncia a un pezzo importante di sovranità, la sovranità culturale. C'è qualcuno in quest'Aula che forse conosce un certo Antonio Gramsci. Fa parte del retaggio culturale italiano Antonio Gramsci, come Giovanni Gentile o Benedetto Croce. Ma se domani, paese nostro di forte immigrazione, avesse una minoranza teologicamente orientata che dice che il pensiero di Gramsci non va insegnato nelle scuole perché è un materialista, perché nega il suo pensiero, la dimensione teologica della società, ma potremmo accettarlo? Qualcuno lo accetterebbe? Se lo dice la Lega è una fanatica cristiana, la Lega è sciovinista, ma se ve lo dicesse un'altra minoranza che sta crescendo nel nostro paese, che è teologicamente orientata, voi come reagireste? Quello che a noi non va nella Convenzione di Faro è il fatto che non venga riconosciuta l'identità culturale, il retaggio culturale prevalente di ogni territorio. La Convenzione di Faro apre la possibilità che una minoranza organizzata, nella passività e frammentarietà della politica e di chi gestisce il Paese, e questo governo ne è un esempio, in questa passività riesca a ottenere, non dal governo italiano, non da qualche ente italiano, ma addirittura da strutture sovranazionali di coordinamento, riesca a ottenere quello che è impensabile. Ad aprile 2019 la Camera dei Deputati, con un voto trasversale, ha approvato la mozione per il riconoscimento del genocidio degli armeni. Quindi il genocidio degli armeni può essere insegnato a scuola ed entra nel retaggio culturale del nostro paese. Può essere studiato nell'università, può essere commemorato. Voi sapete bene che un paese membro della NATO, un paese musulmano, che è colpevole di quel genocidio, ne nega addirittura l'esistenza. E domani, è membro del Consiglio d'Europa questo paese, come diceva giustamente il collega Vescovi. È questo il problema del retaggio culturale. Il retaggio culturale è accompagnato al concetto di identità culturale. Il retaggio culturale è il carattere della sovranità di un paese, e non firmare questa convenzione e votare contro questa convenzione è votare a favore di noi stessi, no della Lega, di noi stessi italiani. Pensateci, mi rivolgo soprattutto ai colleghi che non avessero letto la ratifica, ma la convenzione di Faro, gli articoli che sono stati già citati dai colleghi, non voglio far numeri, il 7, il 15, il 16. Mi rivolgo a voi che non avete letto quegli articoli. Attenzione, attenzione, è un progetto politico che calpesta l'identità culturale del nostro paese, non è a vantaggio di alcun patrimonio se non quello di una struttura. E per Europa, Europa è tanto e diverso come concetto. C'è l'Europa struttura, Unione Europea, Commissione Europea, che noi critichiamo fortemente. Poi c'è l'Europa culturale, il paese occidentale, che hanno creato con la Magna Carta Libertatum dell'Inghilterra il concetto di democrazia, con l'Impero Romano il concetto di diritto, la Grecia classica la filosofia, la ricerca della verità, del vero e del bene. E noi vogliamo pretendere che terra di immigrazione com'è l'Europa, da parte di società assolutamente incompatibili, riesca a difendersi nel marasma attuale con la Convenzione di Faro. Noi stiamo aprendo le porte ai barbari, stiamo aprendo le porte alla distruzione dei nostri valori, valori che non sono della Lega, perché anche Marx era europeo, era tedesco, la filosofia sua fa parte, mio malgrado, perché ideologicamente agli opposti, agli antipodi rispetto a quello che penso io, mio malgrado fa parte del retaggio culturale europeo e parla di ateismo,
di liberazione dei popoli dall'oppio dei popoli, stesso che è la religione. Io sono cattolico e chiedo che l'Italia abbia e riconosca le radici cattoliche, chiedo che l'Europa riconosca le proprie radici cristiane e non tollero e non posso pensare che qualcuno qui dentro voti affinché non gli europei ma dei nuovi arrivati possano sindacare il portato culturale dei nostri paesi. Europa è uno e molteplice e non giochiamo, colleghi, sul significato ambivalente di Unione Europea ed Europa in senso geopolitico o geografico culturale. Sono concetti diversi. È per questo che chiudo annunciando nuovamente il voto convintamente contrario della Lega e l'invito a tutti voi a riflettere, a non seguire dottrine di gruppo, perché l'unica cosa che dovete seguire è il vostro cuore e la fede nei vostri valori, se ancora ne avete. Grazie. Grazie, senatore Candura.